Qual è il ruolo che a suo giudizio oggi possono esercitare e declinare le tecnologie a supporto di un incremento del valore della redditività dell'attività immobiliare? Ma sicuramente le tecnologie sono pervasive in tutte le attività, anche in quelle immobiliare. Velocizzano, rendono più facile la profilazione del cliente, rendono più facile il contatto con il cliente. Poi certamente la tecnologia da sola non basta, perché poi si arriva comunque al rapporto personale, all'appuntamento, al sopralluogo, al contatto vis-à-vis e poi anche alla trattativa tra le parti. E questa è la parte, diciamo, antica e immortale del nostro lavoro. Tutto il resto viene velocizzato e modernizzato dalle tecnologie 4.0. Mi ha molto incuriosito quanto conta, a suo giudizio, il rapporto umano ancora oggi in un rapporto di tipo professionale, quando qualcuno deve comprare una casa o costruire una casa. Secondo lei? È fondamentale, direi il 90%, perché è fondamentale che si istituisca un rapporto di fiducia tra il professionista agente immobiliare, mediatore immobiliare professionale, come appunto predica FIAIP da sempre, dalla sua nascita, e il cliente, sia l'acquirente che il venditore. Questo è fondamentale. Le nuove tecnologie non possono sostituire questo rapporto, possono però rendere più veloce ed efficiente tutto ciò che viene prima, quindi la richiesta di informazioni, i contatti, la trasmissione di documenti, l'interazione, finalizzata poi comunque sempre ad una conoscenza personale. Su questo vogliamo essere diciamo molto chiari, perché altrimenti arriviamo a scenari di realtà virtuale, come per esempio l'ultimo film di Spielberg mi viene in mente, totalmente dissociata dall'umanità. Questo ovviamente noi non lo vogliamo e non sarebbe neanche possibile, perché la casa è il cuore delle persone, è l'anima delle persone, e anche l'immobile d'impresa è l'anima dell'imprenditore, e quindi non è possibile avere a che fare col cuore e con l'anima a distanza. I mezzi a distanza ci servono per avvicinarci e arrivare ad un rapporto tra persone nella stessa stanza. Che cosa deve avere in più e di nuovo, secondo lei, oggi un agente immobiliare? Quello che ha sempre avuto, in base agli strumenti. Noi siamo stati i primi a usare il cellulare quando nessuno lo usava, e così via, i primi a usare il telefono. Qui a Milano c'era il punto Stipel all'ottagono della galleria e era pieno di mediatori. Cioè siamo sempre stati avanti nelle nuove tecnologie, e così lo siamo su internet, sull'interazione, sulle piattaforme, su WhatsApp, su qualsiasi diavoleria che arriverà, e chissà quanti ancora ne arriveranno nei prossimi anni. A 10 anni dalla Lehman Brothers, dalla crisi sistemica che ha colpito l'intero pianeta e ovviamente anche l'Europa e l'Italia, oggi a che punto siamo? Qual è il settore di mercato che lei ha oggi? Ma diciamo che si è stabilizzato il quadro economico generale e anche il quadro immobiliare. I prezzi hanno risentito della grande crisi e chiaramente non siamo all'inizio di un percorso di rose e fiori, no? Però si vede una ripartenza, una dinamizzazione. L'abbassamento dei prezzi ha favorito l'aumento degli scambi immobiliari, perché evidentemente le richieste erano troppo alte, erano troppo con la testa all'indietro, guardavano troppo all'età dell'oro che ormai è finita. Poi un domani, quando comunque ripartirà l'economia, magari in modo, speriamo, non drogato, in modo che non si creino bolle, sicuramente ripartiranno anche i valori immobiliari. Però deve, come dire, arrivare a conclusione questo terribile periodo di cui adesso vediamo la fine.